Come fai a capire quando una persona ti sta manipolando? Questa è una domanda di Chantal. Chantal, se vuoi andare attraverso il capire, attraverso la logica, allora ti occorre studiare. Ok? Quindi devi studiare le varie tecniche di manipolazione e te ne accorgi perché le vedi, le osservi, le riconosci. Ti riporto un esempio musicale. Se tu studi musica, impari che ci sono delle note che, quando messe insieme, hanno un'armonia, e ci sono altre note che, quando vengono messe insieme, sono dissonanti. Come fai a capire questa cosa? In due modi. Il primo modo, con lo studio della musica, e quindi impari quelle che sono le note dissonanti, oppure ti affidi al sentire. Quindi ti metti lì e senti che c'è un suono cacofonico. Dici, sta roba qua, c'è qualcosa che non va, non ci capisco niente di musica. Però, quindi da un lato vai attraverso la logica, quindi devi studiare la musica, dall'altro vai verso il sentire. Molte persone non ascoltano più il sentire e cercano di comprendere il tutto attraverso la logica. Perché? Perché il mondo ha istruito le persone così. Da 1700 in avanti il predominio dell'energia maschile e della logica ha avuto la meglio, quindi tutto deve essere logico, tutto deve essere scientifico, eccetera. Ma c'è un'altra energia, che è l'energia femminile, che è quella della comprensione, dell'inclusione, del sentire. Altrettanto potente, se non più potente. Il sentire è molto più potente. C'è la connessione con l'anima. Quando tu ristabilisci la connessione con l'anima, Chantal, in un secondo senti se quella roba lì va bene per te oppure no. Per te. Non c'è il bene e male assoluto. Quando ero nella foresta amazzonica e facevamo la cacca, dentro questi bagni sopraelevati e sotto c'erano grandi quantità di cacche fatte da tutta la tribù, c'erano dei vermicelli affamati che si mettevano lì con la bocca spalancata appena vedevano il tuo sfintere. Quando vedevano il tuo ano, facevano festa, stappavano le bottiglie. Festa grande! È arrivato un orefizio! La mamma non è contenta quando il pargoletto gli fa la cacca nei pantaloni che ha appena puliti. Eppure quei lombrichi della foresta amazzonica fanno festa per la cacca. Quindi non c'è il male assoluto. Per qualcuno la cacca è festa, per qualcun altro è una tragedia. Se calpesti la cacca prima di entrare in casa è una tragedia. Il vermicello della foresta amazzonica, quando vede la cacca, fa festa. E quindi, se gli chiedono al vermicello com'è Dio, gli dicono è un buco nero. Sì? Ognuno ha la sua visione del divino. Arriva dall'alto, da questo buco, si siede e fuori esce. La manna dal cielo. Per ognuno la manna è qualcosa di diverso. Piove manna dal cielo. Quindi Chantal, al di là della cacca, ricollegati col sentire. In un secondo, come fai a capire qual è la voce del cuore? È la voce più veloce, la voce che sussurra, ascolta quella. Subito dopo entra la voce della mente, che grida, che ripete,
che è invasiva, che cerca di convincerti. Il cuore non vuole convincerti, il cuore ti dice le cose una volta sola e te le sussurra. Ok?